e mi sovvien benigni, ovviamente. Mentre altre città sono travolte da corruzioni e scandali, mentre altre città convivono con gli effetti collaterali della questione morale di Expo, noi ci siamo svegliati un giorno all'improvviso durante le vacanze di Natale con un gravissimo problema che chiaramente ci impegnerà le prossime nottate, che è il caos turismo-cultura della nostra città. È un grande problema di cui ci faremo carico nei prossimi mesi. Questo secondo le opposizioni? Allora, no, questa è una riflessione che ho fatto io autonomamente. Diceva che lei è la causa di tutto il caos. Noi abbiamo una grande differenza culturale, politica, sociale e umana con la consigliera Valente, che ovviamente rispetto nelle sue idee e nelle sue opinioni, che lei è stata una delle principali protagoniste del caos rifiuti e dissesto economico finanziario, e noi passeremo alla storia per il caos culturale e turistico. Questa è anche un po' la cifra della differenza tra Luigi De Magistris e il Partito Democratico rappresentato da Valeria Valente.